Merito della Corte Costituzionale. Grazie, grazie per essere stato con noi ancora una volta, nostro ospite. Parliamo degli effetti della pandemia sul traffico aeroportuale. Si parla di un meno 72% di passeggeri lo scorso anno. Ci dicono di più dalla sede dell'ENAC, l'ente nazionale dell'aviazione civile, che oggi ha presentato il rapporto annuale sul 2020. Il nostro Simone Lupo Bagnacani insieme a Paolo Mancinelli. Sì, buongiorno. Il 2020 è stato veramente l'annus terribilis per il trasporto aereo, 72,5% in meno di passeggeri e tantissime persone che a tuttora hanno paura di volare. Di questo si è discusso oggi qui durante la presentazione del rapporto dell'ENAC, dove i vertici dell'ENAC appunto hanno garantito però che il trasporto aereo adesso è sicuro, viaggiare su un aereo è sicuro, non porta il virus, nonostante all'inizio ci siano state molte polemiche su questo. Tutte le procedure sono state assolutamente regolamentate e adesso viaggiare è sicuro. Si sta tornando piano piano alla normalità dopo i primi mesi di quest'anno che sono stati comunque molto molto negativi. Ora siamo circa al 50% di quello che era il traffico pre-crisi e i vertici di ENAC hanno detto ci vorrà ancora qualche anno per tornare alla normalità. Intanto però dall'altro lato si è assistito a una crescita molto alta delle pratiche commerciali scorrette come quelle di far pagare per avere posti vicini ai minori o ai disabili, sono tutti temi su cui l'ENAC è intervenuta con multe pesanti e prescrizioni pesanti per i prossimi giorni. Dovranno le compagnie mettersi in regola, altrimenti rischiano anche fino alle multe molto molto pesanti, anche di migliaia e migliaia di euro e anche la sospensione delle licenze di volo. Quindi l'ENAC interviene su questo, ma le sfide del futuro sono tante, c'è cioè anche quella del clima, si lavora per andare a un comparto con emissioni sempre più basse verso il 2030, addirittura la bozza della Commissione europea vorrebbe arrivare nel 2050 a una sorta di emissione zero, almeno compensata, e poi c'è l'altro tema molto grande di cui si è parlato questa mattina, che è quello dello spazio. Infatti nei prossimi anni potremo vedere i voli suborbitali che potrebbero portare in meno di 2 ore negli Stati Uniti dall'Italia gli aerei tanto merci e poi con gli anni anche passeggeri. C'è poi un altro tema che è quello chiaramente del Green Pass di cui si è parlato questa mattina, ne ha parlato anche il Ministro dei Trasporti Giovannini che è intervenuto qui, ve lo facciamo sentire, poi la linea può tornare allo studio. Il governo sta discutendo diverse ipotesi e a breve naturalmente presenteremo la nostra proposta. Il Green Pass è un elemento importante che di fatto viene già utilizzato, capiremo insieme tutti i ministri, anche in dialogo con le regioni, come utilizzarlo per far sì che la pandemia venga tenuta sotto controllo, perché la sicurezza di tutti è l'elemento cruciale anche per confermare la ripartenza delle attività non solo scolastiche, ma le attività economiche dopo la pausa estiva. Parliamo ancora di